Penultima giornata al Festival Cinema Ambiente, una giornata particolarmente ricca per quel che riguarda il concorso di documentari nazionale, che si è aperto con Going North, Via di fuga dal riscaldamento globale di Eugenio Manghi, un documentario sulla salvaguardia della biodiversità nel pianeta attraverso quei cosiddetti corridoi biologici, cioè quelle strade lungo le quali migrano gli animali per cercare il loro habitat naturale, lì dove il loro habitat invece è stato distrutto. E poi è proseguita con l'Italia Yamodi, Leonardo Brogioni, Angelo Motto e Matteo Scanni sulla cosiddetta sindrome dei Balcani, cioè quelle malattie, quei tumori provocati dall'uranio impoverito nelle zone in cui veniva usato in missione dai nostri soldati. Siamo con Matteo Scanni, uno dei registi dell'Italia Chiamò. L'Italia Chiamò è un film che parla della sindrome dei Balcani, cosiddetta sindrome dei Balcani, una malattia, una serie di malattie che comunque provocano in Italia, hanno provocato in Italia malati e morti in numero abbastanza rilevante, parliamo di cifre che faranno di 2.500 malati e 164 morti circa. Nonostante questo, però, queste persone sono molto poco aiutate o comunque appoggiate dalle istituzioni e di questa malattia si parla molto poco nei media. Vogliamo sapere appunto invece voi, quindi, che voce avete dato a questo problema. Ma noi siamo partiti dai numeri proprio, che erano, diciamo così, lo specchio di un problema molto grosso che ci faceva abbastanza indignare. Ci sorprendeva il fatto che se ne parlasse davvero poco. Ci sono diverse associazioni che lavorano a fianco delle famiglie dei militari che si sono ammalati e le cifre divergono, non esiste come nel caso dei telefonini cellulari uno studio scientifico che metta un paletto, però sono sicuramente tanti i malati di sindrome dei Balcani. Diciamo, secondo fonti autorevoli sono 2.500 circa, sono in continuo aumento e 167 sono già i militari che sono morti. A noi colpiva molto il fatto che fosse una generazione intera di militari che stesse scomparendo, insomma, alcuni erano già morti, altri sono ammalati di malattie molto serie, quasi tutti curiosamente dello stesso tipo di tumore, quasi tutti hanno grosso modo la stessa età e quasi tutti hanno frequentato gli stessi scenari di guerra, cioè hanno partecipato alle missioni di pace all'estero, nei Balcani, in Kosovo, in Afghanistan, in Iraq e hanno svolto tutti le stesse mansioni. E si sono ammalati tutti della stessa malattia. È un problema anche di sciatteria militare, diciamo così, nel senso che questi militari vengono spediti a compiere delle operazioni di bonifica o anche molto così, semplici, però senza le adeguate protezioni, senza mascherine, senza guanti, senza tute di protezione. Ed è noto che frequentare gli scenari di guerra senza l'adeguata protezione porta ad ammalarsi. Gli eserciti stranieri hanno da tempo dotato i propri militari di equipaggiamento adeguato, lo Stato Maggiore della Difesa italiano no, e non lo fa pur avendo, diciamo così, riconosciuto a questo punto che esiste un problema, perché altrimenti si innescherebbe un problema di così, riconoscimento di diritti finora negati, di risarcimenti anche nei confronti di questi militari, molto spesso delle famiglie che sono quelle che sono rimaste. Sempre nella sezione documentari italiani sono stati presentati oggi Un piede in terra e l'altro in mare di Silvio Sondini, un documentario sui cambiamenti della struttura morfologica ma anche della natura stessa delle terre liguri e Vietato respirare di Riche Farina, un documentario sull'emergenza in Campania analizzata in tutte le sue forme tra Napoli e pianura. Ma in realtà era nata come un progetto un pochino diverso che io avevo proposto alla Film Commission e alla Regione Liguria, in vista del mio film, mentre sto l'ultimo Giorni Nuvole, ed era una cosa più su Genova. Diciamo il mio sguardo su questa città. E poi invece, anche perché la regione è piaciuta la cosa, ma si è sentito in dovere di allargare il discorso chiaramente sulla regione. Quindi a quel punto sì, è vero, mi ero indirizzato un pochino, avevo letto tante cose che sono state scritte in lettere, racconti, pezzettini di romanzi, eccetera, dai vari artisti, scrittori e non,
sono passati attraverso i secoli dalla Liguria. Mi sembrava che fosse abbastanza affascinante mettere in rapporto i luoghi da loro descritti con i luoghi di ora e fare una specie di passaggio tra adesso, quello che è la Liguria ora, e quello come era vista invece alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, anche prima, nel Settecento, dai viaggiatori che ci passavano. E poi ragionandoci, a un certo punto invece mi sono orientato più su una cosa solo contemporanea e andare a capire un pochino che cos'è questa, cercare un pochino l'anima di questa regione in un certo senso attraverso le testimonianze e le parole di alcuni testimoni che ho scelto molto oculatamente, ognuno dei quali porta un mestiere. Beh, allora, ci sono degli studenti, per esempio, che abbiamo intervistato, dei ragazzi, forse dipende anche da... Allora, questi ragazzi l'hanno vissuta come addirittura un esperimento biologico, come una bomba biologica fatta in campagna, quindi si sono sentiti come delle cavie, quasi, delle cavie di un sistema, quindi sopra di loro, che... poi abbiamo riscontrato molta esasperazione sicuramente e soprattutto la lotta a non rassegnarsi, perché la prima reazione è anche quella di una rassegnazione, quindi la prima lotta è quella contro la propria rassegnazione. E sicuramente poi al Gambrinus, no, nella scena che abbiamo girato al Gambrinus, ci sono riuniti degli architetti, degli studenti, cittadini di pianura. E cercavano di trasmettersi le conoscenze per poter risolvere questo problema, che è un problema anche di non conoscenza, di non trasmissione del sapere, di come agire. E sì, sicuramente ci sono anche dei problemi di raccolta differenziata che non viene fatta dalla popolazione, non c'è ancora questa cultura della raccolta differenziata, anche per vari problemi, per esempio perché non ci sono i cassonetti dove mettere... Ci sono anche dei problemi pratici, non è solo di... Vogliamo sapere un parere più tecnico proprio sulla realizzazione del film e quindi cosa vi ha permesso di fare, vediamo qui la telecamera che avete utilizzato, sì, uno strumento così piccolo. Uno strumento piccolo, maneggevole, la Handycam, cioè è uno strumento che ha questa particolarità di essere molto poco invasivo nelle riprese, cioè le persone non si rendono conto che stanno di fronte a una telecamera e quindi restituisce pienamente il senso di reportage, il senso di cinema verità, cioè non c'è quel rapporto di uno strumento pesante, grosso e la gente si inibisce. Cioè, diciamo che è il cinema verità con queste macchinette qui, insomma, quindi è anche uno stile di riprese, anche il modo di riprendere questa macchina è un po' come le nostre vecchie Super 8, quindi c'ha anche questa mobilità, non l'ho trovato, a me sono sempre stato affascinato delle macchinette piccole, insomma. Quindi dicevamo che vi ha permesso anche di entrare in un rapporto diverso con quello che era l'ambiente, certo, e gli intervistati in una condizione particolare. C'erano per esempio le riprese con i bambini hanno avuto un rapporto con noi, come dire, molto vero, ecco, molto vero. Le riprese dei bambini, infatti è una critica che ci hanno detto, sono molto difficili, sono molto pericolose perché c'è questo doppio binario. Il bambino è molto difficile tradurre in cinematografia, invece con le telecamere piccole sono stati reali, proprio reali.